Campionati studenteschi 2016. Grazie al contributo di Estra siamo appunto giunti al terzo anno. E per sapere in dettaglio di cosa si tratta e di quali sono anche i progetti per il futuro abbiamo Stefania Galletti per l'Ufficio Scolastico Provinciale, Ufficio Educazione Fisica e Sportiva, e do anche il benvenuto al delegato provinciale CONI, Giorgio Cervai. Allora, partiamo dalla professoressa, no? Allora, per quanto riguarda questi giochi studenteschi, di cosa si tratta in dettaglio? Allora, i campionati studenteschi sono quei giochi che appunto alla mia età venivano chiamati, alla nostra età. Venivano chiamati giochi della gioventù, hanno cambiato denominazione, quindi sono delle gare che partono appunto dalle fasi interne di istituto fino ad arrivare anche alle fasi regionali e qualche volta anche alle fasi nazionali di varie discipline sportive. Mm-hmm. Le discipline sportive appunto che vengono svolte qui nella provincia di Arezzo sono numerosissime. Ah, non facciamo, io qui ho un... Sfido chiunque a potersele ricordare, pronto, c'è cioè lo sci, il nuoto, sì, sì, il tennis da tavolo, il rugby, l'atletica, cioè l'arrampica, anche ecco, sono appunto tantissime. Attraverso appunto questi campionati studenteschi si cerca proprio di portare i ragazzi ad una conoscenza anche di quegli sport che comunque sono meno praticati. Mm-hmm. E quindi si va appunto dall'orienteering all'arrampicata. Cioè, ma effettivamente, no, giunti al terzo anno, come si svolgono? Perché sono i ragazzi delle scuole, presumo. Sono i ragazzi delle scuole, ovviamente si va sia nelle scuole medie inferiori che nelle scuole medie superiori, quindi abbiamo il coinvolgimento di 160 docenti, ecco, e di più di 12.000 alunni, eh? E quindi si svolgono appunto partendo da quelle che sono le fasi di istituto, che anche appunto il progetto stesso cerca di incentivare, perché in modo tale da far conoscere l'attività sportiva ad un'ampia partecipazione, fascia, insomma, di una fascia di studenti, anche quelli perché che in tutte queste discipline uno troverà lo sport che gli può assolutamente piacere, che può, assolutamente fare, no? Quindi si parte appunto dalle fasi interne, dalle fasi di istituto, certo, e dopodiché si accede poi alle fasi con delle piccole selezioni, delle fasi provinciali, e comunque lo scopo di questi campionati studenteschi è proprio quello sia di far socializzare appunto i ragazzi tra le varie classi, quindi costituendo appunto delle rappresentative di istituto, ma ovviamente anche quelli di portarli ad una conoscenza di appunto alcuni sport che difficilmente altrimenti, sì, possono venire a conoscere. Ovviamente c'è appunto non solo l'aspetto socializzante, ma appunto c'è anche l'aspetto, il momento della gara. Sì, però ecco, la gara poi il momento agonistico è comunque la fase finale, lo scopo per noi insegnanti è proprio quello più formativo. Allora qui vediamo appunto il presidente, no, di Estra, che doveva essere anche qui con noi, ma giustamente aveva degli impegni, però insomma lo salutiamo perché è giusto. Assolutamente, perché anche perché c'erano delle difficoltà appunto per far riprendere questi campionati studenteschi e grazie allo sport. No, infatti è grazie a Estra che si è potuto mantenere un certo livello in provincia d'Arezzo. Ma grazie al privato, insomma, perché, che si fanno perché tante due o tre anni fa l'idea generale sia del Ministero della Pubblica Istruzione sia del CONI era quella di dismettere i campionati studenteschi. Mm-hmm. Noi, grazie al contributo di Estra, si sono mantenuti. E questo insomma è importante ricordarlo. Quest'anno si ritorna all'ufficializzazione, per cui Estra contribuisce a renderli ancora più fecondi rispetto agli anni passati. E questo insomma andava detto. Mi direi che è importante. Per Arezzo senz'altro è stato un fatto determinante. Allora posso passare a Cervai, che giustamente per quanto riguarda poi giustamente ci sono anche i progetti futuri, no? Sì. Si chiamano progetti motori, ossia non del motore ma il motore del nostro fisico, no? Che coinvolge insomma anche la conoscenza dell'attività fisica per quanto riguarda le nuove generazioni e a quanto possa essere uno stile di vita, mi viene da dire. Sì, Cervai, sì. I progetti motori, questi sono riferiti ai progetti che vengono fatti nell'ambito della scuola. Mm-hmm. Attraverso l'ufficio scolastico provinciale. Bene, sì. Poi ci saranno in seguito, sì, c'è un altro accordo tra Estra e CONI, sì, che riguardano invece i processi di educazione motoria nell'ambito della scuola, sia dell'infanzia che della scuola primaria. Quindi dare praticamente il là per poter coadiuvare i professori, gli insegnanti di attività fisica in quello che devono infatti fare. Infatti mi preme sottolineare che i progetti di Estra sono due, uno riferito ai campionati studenteschi e progetti motori con l'ufficio scolastico provinciale, bene, l'altro col CONI e ufficio scolastico provinciale,
come promozione dell'attività motoria nelle scuole primarie e scuole dell'infanzia. Quindi pensate, 8.600 studenti coinvolti, lo voglio dire perché i numeri a volte sono anche importanti, con più di 15 progetti. Giusto? Preciso. E soprattutto il panorama è quello di coprire tutte le discipline sportive e momenti di aggregazione, perché la finalità dell'attività motoria che si fa con ESTA è finalizzata anche a creare un momento di aggregazione. Ma ma lo sport, scusi, detto da lei, Cerbai, è aggregazione. Sì, no? Però se si guarda un pochino, dice sentiero salute, scuola e ciclismo, per modo di dire, si finalizza il momento sportivo come momento di aggregazione di carattere educativo. Quindi è una finalità ben precisa, ecco, i progetti motori previsti nella scuola. Questi che investe 8.600 studenti, in prevalenza questi sono studenti di scuola media, difficilmente sono quelli dei superiori. Certo, sì, sì, giustamente sono quelli che approcciano, insomma, per in anticipo, insomma, rispetto all'età, insomma, no? Allo sport. Allora, detto questo, è importante anche ritornare al discorso che anche ESTA è stato, diciamo, funzionale per poter portare avanti tutto questo. Certo, no, assolutamente, assolutamente, anche perché per i ragazzi è comunque un'esperienza assolutamente formativa. Poi cosa vincono quando nelle gare? Generalmente appunto vincono una medaglia o una coppa, ecco, appunto, che anche questi appunto sono tutti materiali che viene fornito comunque da ESTA, perché altrimenti eravamo veramente arrivati che al termine di una gara non avevano nemmeno il classico ricordino, da cui però i ragazzi ci tengono assolutamente in maniera particolare, per cui ecco, eravamo arrivati proprio a fare anche delle piccole garettine, ma senza poter dare nessun riconoscimento ai ragazzi. Quindi grazie a ESTA appunto abbiamo anche la possibilità di questo. E comunque, al di là appunto della medaglia, quello che veramente conta, come diceva Cerbai, è l'aspetto aggregante, socializzante tra i ragazzi e anche di inclusione. Ma poi anche Cerbai mi insegna lo stile di vita che fa stare lontani da tante problematiche. Io metto la droga, metto l'alcol, perché quando uno fa sport l'attività fisica porta a uno stile di vita sano, saper cosa si mangia e quindi essere anche adulti più sani. Preciso. Nel futuro. Allora io ringrazio i miei ospiti e vi ricordo abbiamo parlato dei campionati studenteschi 2016.